Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati a una nuova puntata di Pillole di Extramondo e naturalmente concedetemelo auguri di buona Pasqua a tutti. Domani, lunedì dell'Angelo, la tradizione ricorda dell'apparizione appunto di questa entità di fronte al sepolcro dove venne sepolto il nostro Signore, il Signore Gesù Cristo crocifisso, quest'angelo che proprio in quel momento annunciava la resurrezione del corpo, è stato un po' il là che ci ha dato così lo spunto per parlare proprio di queste entità angeliche che così percorrono la storia dell'umanità, la storia della nostra vita, ci affiancano lungo il nostro cammino e abbiamo pensato di parlare di tutto questo con una persona che ne ha scritto tantissimo, che ha documentato ogni tipo di esperienza, anche estranea a quella che è la cultura strettamente cattolico-cristiana relativa agli angeli. E quindi davvero è un piacere riaverla qui questa sera. Paola Giovetti, ciao Paola. Ciao Enrico, grazie mille dell'invito. Molto volentieri parliamo degli angeli. Prima di affrontare un po' tutta la tua produzione letteraria, tutti i tuoi libri, tutto quello che hai scritto sull'argomento, ti devo per forza chiedere, lo so che l'avrai raccontata già tantissime volte, ma quando eri bambina, non avevi neanche 4 anni, hai fatto un'esperienza davvero particolare. Ce la vuoi raccontare ancora questa sera? Volentieri, sì, ti ringrazio. Io l'ho pubblicata su uno dei miei libri, il primo libro degli angeli, e dopo mi è stato chiesto più volte di raccontarla. È l'unica esperienza insolita, strana, particolare che ho vissuto nella mia vita. Io non sono una produttrice di visioni o di fenomeni, ecco, li racconto, li testimonio, ma in prima persona no. Questa è l'unica cosa, ma credo che quando ne hai vissuto una volta una cosa del genere sia sufficiente a illuminarti un po' tutta la vita. Allora, io stavo a letto, dormivo nel mio lettino, era notte fonda, non so che ora potesse essere perché non me lo sono chiesta, però era proprio notte, e mi svegliai a causa di una luce dorata forte che era ai piedi del mio lettino. Quindi io mi svegliai, mi alzai, mi misi seduta sul letto per vedere bene e mi resi conto che al centro di questa luce era una specie di aureola, di grande aureola, diciamo così, e che questa luce emanava da una figura umana, una figura di uomo giovane che in seguito, ripensandoci, ho pensato che potesse avere 25-30 anni, vestito di una tunica bianca e con i capelli scuri, castani che arrivavano qui alle spalle, che mi guardava sorridendo e mi infondeva un senso straordinario di pace e di serenità. Io non ebbi paura, premetto che ero una bambina abbastanza paurosa, di notte non volevo dormire da sola. Infatti in quel periodo quella notte dormivo in camera con mia nonna, in un lettino, e spesso mi dicono avevo la tentazione di uscire dal mio lettino ed andare a letto con la nonna, invece quella volta non ebbi questa tentazione. Vissi questa esperienza con grandissimo, certo, stupore, ma con serenità. Questa figura emanava un senso di amore, di serenità, di pace, di accoglienza, e io risposi con gli stessi sentimenti. Ecco, ricordo che mi sentivo bene, a mio agio, e guardavo questa figura con amore, come se fosse una cosa normale o quasi. Poi poco per volta la luce cominciò a diventare più leggera, la luce che emanava dalla figura, che formava questa specie di grande aureola, cominciò a diventare più leggera, pian piano sparì del tutto e con la luce sparì anche la figura che mi era apparsa. Dopodiché io mi rimisi sotto le coperte e mi riaddormentai senza... Ancora oggi, quando ci penso, è una cosa che mi stupisce. Non provai la tentazione di andare a letto con la nonna, rimasi nel mio lettino, mi riaddormentai e ho custodito questa esperienza dentro di me per molti anni, per un paio di decenni, perché non la raccontai neanche alla mamma. Capivo che era una cosa mia.
e che me la dovevo tenere, non diciamo che non ci ho neanche ragionato, però sapevo che era una cosa mia. Fu in seguito quando rielaborai questa cosa, incontrando dopo i 20 anni, quando ero all'università, altre esperienze di angeli vissute da altre persone, che mi rivissi questa esperienza, la rivisitai e mi dissi che se anche altri avevano vissuto questa esperienza da adulti, uno per esempio era Franz Kafka, che ha raccontato nei suoi diari un incontro del genere, ecco, e l'altro Marc Chagall, conobbi questa esperienza più o meno nello stesso periodo, mi disse che se loro, personaggi come sono, come erano, avevano raccontato queste esperienze nelle loro opere e Chagall le ha anche rappresentate, voleva dire che erano esperienze importanti, quindi se potevano farlo loro, potevo farlo anch'io. Allora chiesi a mia mamma esattamente quanti anni avevo, perché noi in quell'epoca avevamo cambiato casa un paio di volte per motivazioni varie, e quindi lei mi disse che in quella casa che io ricordavo benissimo qual era, io compii lì 4 anni, quindi ero ancora molto piccola. Ecco. E questa esperienza mi accompagna tuttora, nel senso che quando la ricordo, la rievoco, questa figura me la vedo davanti come se fosse avvenuto stanotte questa esperienza. Quindi chi mi dice ma sarà stato un sogno? Secondo me no, non è stato un sogno, perché ricordo bene che mi visi seduta sul letto, ho la sensazione fisica di me che con le braccia, le piccole braccia, mi tenevo seduta sul letto, mi appoggiavo per stare seduta e non ricadere all'indietro. Insomma, c'è tutta una serie anche di cose fisiche che mi induce a credere assolutamente che non sia trattato di un sogno, ma di qualcosa di più. Io dico anche che probabilmente è stato un grande privilegio poter sì. assistere a qualcosa del genere, perché insomma sì. non è che capiti a tutti. Poi nel corso della tua carriera giornalistica ti sei occupata di questo tema più e più volte. Io partirei proprio dal tuo testo più importante, dal tuo capolavoro, potremmo dire. Eccolo qui, Angeli, che è un libro che nasce nel 1989 e che mette insieme un po' tutte le inchieste parte delle inchieste che tu avevi già scritto, già steso per la Domenica del Corriere, e poi è stato ristampato più volte, mi pare che l'ultima edizione sia del 2005, e soprattutto tradotto in moltissime lingue, fra cui il giapponese, quindi infatti, un vero best seller, si potrebbe dire. Sì. Ecco, hai indagato, tra l'altro, questo tema non da teologa, naturalmente, ma da laica, e quindi sì. probabilmente hai scritto il primo libro che un laico ha dedicato alla figura dell'angelo, in questa maniera, così appunto distaccata, ma profondamente attenta agli aspetti storici, agli aspetti anche empirici, a quello che ricorre in tutta la casistica delle apparizioni di queste figure benevoli, potremmo poi dire, no? Sostanzialmente molto, protettive. Molto, sì, sì, che sì. cosa ne hai tratto? Cioè, noi sappiamo che, diciamo, nella tradizione cattolica cristiana, angelo è una parola che deriva dal greco, angelos, messaggero, cioè quindi inviato di Dio, no? Che cosa ne hai tratto tu? Cioè, qual è l'elemento sostanzialmente più frequente o comunque più ricorrente all'interno di tutte queste apparizioni, di tutte queste casistiche che hai messo insieme in questo libro? Ma dunque, io nel libro sono partita dalla rivisitazione della presenza angelica in tutte le tradizioni religiose del mondo, con nomi diversi, però ho portato anche tutte le immagini, insomma in tutte le tradizioni c'è la presenza degli angeli, ma credo che in nessuna tradizione come in quella nostra, giudaico-cristiana, l'angelo sia così presente. Pensate che nella Sacra Scrittura gli angeli sono citati in posizioni e situazioni sempre di grande importanza oltre 300 volte, cioè dall'inizio, quando Adamo ed Eva vengano cacciati dal paradiso terrestre, chi c'è ad aprire le porte del paradiso e mandarli fuori a custodirle? C'è un angelo armato. L'angelo armato è sempre stato identificato con l'arcangelo Michele. E poi la vita di Cristo, che tu hai citato, è costellata di angeli, dall'Annunciazione fino alla morte e alla risurrezione. Gli angeli sono sempre presenti, e gli angeli sono agli angeli sono dedicati tantissimi templi, e sono secondi soltanto alle chiese, ai templi, agli altari dedicati alla Madonna. Forse queste cose non si
hanno tanto presente, ma sono sempre stati molto amati come custodi dell'uomo, San Michele come la guida degli angeli, delle anime nell'aldilà, il custode delle anime. San Michele è sempre rappresentato con la spada, perché lui è il difensore del bene contro il male, e con la bilancia, perché lui valuta, pesa il bene e il male che le anime hanno fatto arrivando nell'altra dimensione. Mi sono fatta l'idea che questa presenza angelica in tutte le tradizioni religiose, più o meno con le stesse caratteristiche, deve corrispondere a interventi reali. Insomma, le notizie di presenza, apparizioni di angeli sono innumerevoli. Io ho cercato di visitarle tutte, o meno le più importanti, sono innumerevoli. Quindi qualche cosa bisogna che ci sia stato, non si può immaginare tutto come fantasie, eccetera. Io, avendo avuto quell'esperienza infantile, sono portata a credere a queste cose quando mi si dice che qualche persona, i santi, ma anche persone laiche, persone normalissime, hanno visto un angelo. Ecco. Quindi sì. Avere fiducia in questa presenza angelica di creature intermedie fra noi e il divino. Citavi tra l'altro poco fa le apparizioni di questi esseri incorporei, no? A Marc Chagall e Franz Kafka. Tra l'altro, l'apparizione di un angelo a Chagall ha prodotto un capolavoro meraviglioso che vorrei mostrare proprio qui a schermo. Eccolo qua l'apparizione. Ci racconti un po' di questa apparizione a Chagall, e poi facciamo anche un cenno a Kafka, perché le due manifestazioni sono differenti, perché differenti erano naturalmente Chagall e Kafka come personalità, come percorsi di vita, però entrambe le apparizioni avevano questa valenza protettiva, tutelativa. Sì, prego, guarda, poi. Chagall, io mi resi conto, vidi questo quadro a Monaco di Baviera, io ero in Germania per studiare il tedesco, andai a Monaco di Baviera, che c'era la prima mostra antologica di Chagall che io vidi, avevo poco più di 20 anni, e tra i tanti quadri che c'erano c'era questo quadro qua, che lui ha chiamato enorme, un quadro grande come una parete, tutto nel tonalità, come si vede, dal bianco all'azzurro al grigio, intitolato L'Apparizione. L'Apparizione, cioè, rappresenta Chagall stesso, giovanissimo, che dipinge, e lui ha raccontato poi nella sua autobiografia, che poi in seguito ho letto, come mentre era nella sua stanza, modestissima stanza d'albergo, di pensione, lui era appena arrivato dalla Russia, gli appare questo sulla destra, che percorre tutta la sua stanza e la illumina, la riempie di profumo, la illumina di luce. Lui chiude gli occhi, perché l'apparizione è talmente luminosa, e quando li riapre l'angelo non c'è più, però lui si sente tonificato, vivificato da questa apparizione. E quindi è stato il fatto che lui l'abbia raccontata tranquillamente nella sua autobiografia, e poi addirittura rappresentata in un quadro, vuol dire che è stata un'esperienza forte per lui. D'altra parte, i suoi cieli, di quasi di Chagall, sono pieni di angeli, non soltanto questo quadro qua. Quindi chiaro, evidentemente è una presenza che per lui è stata sempre importante. E nel caso di Kafka invece? Nel caso di Kafka la situazione psicologica era assolutamente diversa, perché Kafka, come tutti sanno, è un uomo che non è stato fortunato, morto giovane di TBC, non aveva un lavoro che non gli piaceva, una famiglia difficile, tutti ricordano la famosa lettera al padre, insomma non è stato un uomo fortunato. E racconta come un giorno, nel 1914 d'estate, lui era da solo in una stanza d'affitto, che descrive una stanza triste e squallida, come spesso sono, e di domenica, aveva passato tutta la giornata da solo, e lui racconta nel suo diario che dopo aver percorso tutta la stanza, non sa cosa fare, si accorge che qualcosa sta arrivando, che la stanza sta cambiando, che il soffitto si sta illuminando, che addirittura si rivedono delle piccole crepe nel soffitto, che addirittura è caduto qualche pezzettino di intonaco. Allora capisce che sta arrivando qualcuno verso di lui, sposta tutto, libera la stanza e dice: avevo appena preparato tutto quando il soffitto si apre ed entra un angelo meraviglioso, simile a quello che in altra situazione ha raccontato Chagall. Questo angelo ha delle ali profumate, luminosissime, bianche, cinto di cordoni d'azzurro, lui lo dice così, è bellissimo. Lui percorre anche questo tutta la stanza come a visitarla, lui chiude gli occhi perché l'apparizione è troppo luminosa, e quando li apre l'angelo non c'è più. Però lui chiude la descrizione dicendo: l'angelo mi ha redento.
Quindi certo. Sono due apparizioni che io ho interpretato di segno opposto, cioè a Kafka l'angelo appare per dare coraggio, perché non è una vita triste, non è stato fortunato neanche affettivamente, quindi gli dà coraggio questa apparizione, proprio per confortarlo. Invece per Chagall dico, e via, no? L'angelo, lui sta per iniziare una luminosissima carriera e l'angelo gli appare con il buon annuncio di questa. E quindi quando io vidi queste cose, più o meno nello stesso periodo, perché su Kafka stavo facendo la mia tesi di laurea, quindi ero all'università, e Chagall la vidi in quel periodo che studiavo il tedesco, anche ai fini della tesi, eccetera, e quindi siamo negli anni universitari, e quando vidi presi atto di queste due importanti esperienze documentate coraggiosamente sui loro libri, dici, beh, questi signori hanno vissuto da adulti quello che ho vissuto da bambina. Certo. E quindi mi sono in un certo senso riappropriata di questa esperienza, chiesi a mia madre quando l'avevo avuta, poi me la sono sempre portata dentro, continuando ad immagazzinare esperienze di angeli quando le trovavo, sia nella storia che nella letteratura, perché ce ne sono tanti di racconti, nella storia dei mistici e dei santi, anche di persone normali, ce ne sono tante di queste esperienze. Quindi, sì, tra l'altro tra i tuoi libri, lo citavi prima, l'Arcangelo Michele, eccolo qua, le vie dell'Arcangelo, che è un testo che tu hai dedicato proprio all'Arcangelo Michele, che è il simbolo della lotta del bene al male, del bene che trionfa sul male, e poi ricordo anche l'Angelo Caduto, che invece è un testo che tu hai dedicato proprio all'angelo caduto per eccellenza, quindi a Lucifero. In questo testo io ho trovato un'interpretazione molto interessante di quello che è appunto non solo il male, ma anche proprio la figura di Lucifero, che sostanzialmente come la descrivi? Cioè la descrivi come un qualcuno che ha una funzione molto precisa, che non ha una funzione esclusivamente di essere portatore del dolore, della sofferenza fine a se stessa, dello sgambetto all'essere umano, ma ha una funzione di maturazione, di crescita, di sviluppo, sì, delle ali spirituali dell'uomo. Mi piacerebbe che la espandessi un attimo questa descrizione. Sì, in questo libro sull'angelo caduto, che ho amato molto, devo dire, ho recuperato varie tradizioni relative a questa figura, che fra l'altro anche degli artisti è rappresentata nei modi più diversi. Per esempio c'è questa miniatura che costituisce la copertina del libro, si vede un angelo, ma un angelo meraviglioso che scende giù a testa bassa, lo si vede qua. Sì. Mentre in altre raffigurazioni dell'angelo caduto, o del demonio, di Lucifero, chiamiamo come vogliamo, è rappresentato addirittura come una belva, un uomo bruttissimo, un mostro, cioè, quindi le interpretazioni su questa figura non sono chiare per niente, perché viene rappresentato da certuni, come qui e anche in tantissimi altri casi, come una bellissima figura risplendente, e in altri, d'altra parte, Lucifero cosa significa? È il portatore di luce. Portatore di luce, certo. Significa questo, è il portatore di luce dal greco, dal latino. Allora, io ho trovato queste interpretazioni, una delle quali è quella di Rudolf Steiner, che forse è la più... Rudolf Steiner è stato un grande esoterista, veggente, visionario, eccetera. E lui, sì, dell'antroposofia. Sì. Padre dell'antroposofia. Lui, secondo questa interpretazione, le schiere degli angeli caduti, perché non c'è solo Lucifero cade accompagnato da tutte le sue schiere, anche in quell'immagine che abbiamo visto prima, non è solo, è seguito da altri angeli che hanno fatto la stessa scelta sua, cioè quella di allontanarsi da Dio. E lui li chiama le divinità degli ostacoli, cioè dice che probabilmente questi angeli si sacrificarono per porre ostacoli alla via dell'evoluzione, nel senso che se l'evoluzione deve procedere, procede lentamente ma sempre diritta, senza ostacoli, senza niente, è lentissima, si può procedere, però dice l'evoluzione procede meglio se a questa stessa vengano posti degli ostacoli, cioè se l'uomo attraverso questi ostacoli procede come tu dicevi prima, se trova la forza di superare questi ostacoli, di andare oltre e di proseguire. Questo dà grandissima forza alle ali spirituali delle persone e insegna veramente a vivere. Quindi
lui poi porta un'infinità di esempi che bisognerebbe leggere, fa per esempio l'esempio del carro, dice se un uomo deve tirare un carretto, che il carretto è vuoto, c'è sopra poco, lo porta avanti, ma certamente questo non lo robustisce in modo particolare perché il trasferimento è facilissimo. Se invece questo carretto viene riempito di sassi, di sacchi, di roba pesante, fa tanto più fatica la persona a trascinarlo, però i suoi muscoli si robustiscano. Quindi certo, la fatica c'è, però anche la controparte, cioè l'irrobustimento dei suoi muscoli fisici, e questo naturalmente il paragone si può portare nel discorso del discorso spirituale, chiaramente. Ecco, questa è una delle interpretazioni dette poi con le belle parole di Steiner più interessanti che ho trovato, questo discorso delle divinità, degli ostacoli, scelta anche bene come termine, perché sono divinità, e lui dice appunto che questa categoria di angeli, gli angeli sono tutti divisi in categorie, ci sono i troni, i principati, gli angeli, gli arcangeli, tutte queste sette linee o nove a seconda delle varie interpretazioni, tra queste, cioè le virtù, lui dice che queste che si chiamavano virtù, fu dato questo incarico, cioè di porre ostacoli alla via dell'evoluzione invece di promuoverla. E questo in un certo senso si sacrificarono per questo, sacrificarono nel senso che si condannarono a una fama non brillante come quella dei loro colleghi, però hanno continuato in questo loro compito. E questa è l'interpretazione di Steiner e anche di altri ricercatori, non soltanto sua. Ci sono altre due storie fantastiche che tu hai raccontato, in un caso come autrice, nel secondo caso come traduttrice. Io partirei dal primo caso, mostro a schermo la copertina del libro, ecco qua, Finn Dorn, un modello di vita per l'uomo del 2000. Dunque, qua abbiamo qualcosa veramente di incredibile, perché stiamo parlando di un paesino nel nord della Scozia, proprio la punta nord, freddo, battuto dal vento, brullo, dove però accade qualcosa di straordinario. Perché, Paola, raccontaci quello che tu hai documentato, ovviamente come sempre, no? come si dovrebbe fare, esatto, come un vero giornalista dovrebbe fare, recandoti sul posto. Raccontaci la storia di questi tre personaggi che hanno dato vita a questo posto incredibile. Naturalmente quando andai era già tutto avvenuto, quindi ho visto i risultati di questa storia che ora racconteremo. Questi parliamo di una storia degli anni 60, no? Se non sbaglio. Sì, 60-70. Sì. Quando andai era già tutto creato, c'era il villaggio di Findon e con tutto quello che ora racconteremo. Queste tre persone erano una coppia, Eileen e Peter Caddy, marito e moglie con tre bambini, e la loro amica Dorothy. Io avevo conosciuto Dorothy in Italia, casualmente a Roma, in casa di un'altra persona, e lei mi cominciò lei a raccontarmi di Findon, una delle tre fondatrici di Findon. Questi erano Dorothy, la nubile, e il marito, Caddy, lavoravano tutti e due in un albergo, il quale chiuse, per cui si trovarono senza lavoro, senza mezzi di sostentamento, erano la sua a Findon, in questo paesino che è a nord di Inverness, proprio a nord della Scozia, e non avevano dove andare, si misero a vivere nella roulotte dei Caddy, insieme a queste tre persone e i tre bambini. Non sapevano che cosa fare, non avevano modo di sostentamento, però le due donne, Eileen Caddy e Dorothy, avevano la scrittura automatica e scrivevano i loro pensieri, i loro messaggi che ricevevano. A un certo punto cominciarono con grande sorpresa entrambe a ricevere messaggi dagli spiriti di natura, angeli o spiriti di natura. E questi angeli cominciarono a insegnare loro a coltivare la terra. Dunque pensate che a Findon è sul mare, quindi è una terra sabbiosa, c'è più sabbia che terra. Loro non sapevano come fare, non avevano mai fatto gli ortolani. Tutto questo avveniva, scusami, attraverso la scrittura automatica, dicevi, giusto? Attraverso la scrittura automatica di Eileen Caddy e dell'amica Dorothy. E invece il marito Caddy lavorava. E gli angeli, questi spiriti di natura o angeli, insegnavano loro come fare, come coltivare la terra con metodi naturali, come creare il compost, cioè la terra coltivata e creata attraverso i rifiuti, in maniera molto ecologica. E insomma, in breve tempo, con questi sistemi, in una terra
assolutamente inadatta per ogni coltivazione, ottennero un giardino che suscitò l'interesse, questi sono fatti reali, ci sono le fotografie di tutto questo, suscitò l'interesse di tutti gli agricoltori di tutto il mondo, perché avevano dei cavoli che pesavano 10 kg, delle lattughe alte un metro, e i fiori delle margherite grosse così, insomma tutto enorme. Questo con l'aiuto degli angeli, usando questi sistemi naturali molto semplici. Poi alberi da frutta, ciliegie, albicocchi, susini, che in genere e le piante, le fragole, le more, i lamponi. Di tutto. In un ambiente che non era assolutamente adatto. Assolutamente adatto. Cioè se voi andate su internet e guardate le immagini di questo paese di Findhorn, cioè assolutamente non si potrebbe neanche pensare a qualcosa del genere. E quindi questo giardino suscitò l'interesse prima degli agronomi e poi un po' di tantissima altra gente, che vennero a sapere come loro avevano ottenuto tutto questo, presero atto della presenza di questi spiriti di natura, fino a che questo durò alcuni anni, due o tre anni sicuramente, poi sempre di più, persone venivano. A un certo punto gli spiriti di natura dettarono a Eileen Cuddy che era il momento non più di coltivare un giardino, ma coltivare gli uomini, cioè di creare un centro per la nuova era, facendo vedere che se era stato possibile ottenere da questa terra ingrata quello che loro avevano ottenuto, sarebbe stato possibile anche fare crescere la coscienza degli uomini. Questo era quello che era stato dato, era una dimostrazione pratica. E questo loro hanno fatto. Hanno creato una comunità che tuttora è una comunità per il vivere ecologico, per la spiritualità. C'è un tempio dove si va a pregare quando se ne ha voglia, poi la domenica c'è un rito comune al quale partecipano persone di tutte le tradizioni religiose, tutti insieme. A tutti si possono alzarsi e dire qualche cosa, c'è un momento di meditazione comune. Poi si fanno tanti lavori, c'è chi coltiva il giardino, chi si occupa della cucina vegetariana. Io sono stata lì 15 giorni, andai anche con mia figlia, abbiamo fatto la cosiddetta Experience Week, la prima settimana dove ti insegnano tutto quello che loro hanno da insegnare, anche per dopo è diventato un centro proprio veramente di per l'epoca moderna, per esempio di economia sostenibile, di benessere generale per tutti, anche per un modo di vivere sano, per un modo di vivere diverso dal di vegetarismo. So che adesso è stata anche creata una fondazione, giusto? Sì, una fondazione, Findhorn Foundation si chiama infatti. Sì. Fanno tutti gli anni di corsi anche in italiano, io feci quello in inglese perché insomma, ci capivamo, e c'erano persone che hanno partecipato a questa prima experience che partecipai io, di tutte le nazionalità possibili e immaginabili. Si cominciava sempre la mattinata con le circle dance, quelle danze che si ballano per mano, che creano un legame tra le persone, le danze tradizionali, e poi c'erano tutte queste lezioni sulle tematiche, la storia di Findhorn, modo di vivere, l'ecologia, le coltivazioni sane, l'economia sostenibile, tutte queste tematiche, la spiritualità e così via. Questi spiriti di natura di cui parli nel libro, che appunto queste persone, alcune di esse vedevano nei boschi, eccetera, noi li definiamo in qualche modo angelici nella funzione protettiva, tutelativa che hanno avuto, affiancatrice anche se vogliamo, sì. Di questi tre soggetti che hanno appunto poi creato tutta la comunità di Findhorn. Però qui l'iconografia è completamente differente rispetto a quella classica dell'angelo, giusto? Sì, sono diciamo spiriti di natura, ecco, quindi ci portarono anche a fare una passeggiata in un bosco, un bellissimo bosco che c'è lì delle vicinanze, di un bosco di conifere, e poi ci hanno accompagnato lì, poi ci hanno lasciato andare ognuno dove voleva, poi ci siamo ritrovati dopo un certo tempo. In questo bosco io non ho visto niente, mia figlia neanche, molto oltre che una gran pace, una gran sensibilità, però alcuni dicono di vedere lì gli spiriti di natura, che vedono che apparire, io questo lo riferisco e basta. Perché ma li descrivono anche? Li descrivono anche. Mm. O come sensazione, come presenza, e qualcuno anche come fisicamente, diciamo così, li vedono non apparire sotto forma di angeli con le ali così, ma come forma di piccoli esseri che popolano la natura. Ecco, questa era
una descrizione. Piccoli esseri anche un po' birboni, anche un po' scherzosi, che popolano la natura. Quando andai io, il giardino di Findo c'era ancora, però aveva assunto proporzioni più normali, diciamo, sempre roba molto bella, molto ricca. Io tra l'altro andai d'inverno, andai in febbraio, quindi c'era freddo, non c'era molto nell'orto, però c'erano ancora, qualcosa c'era ancora, e poi vidi tutte le fotografie e così via. Infatti questo rispondeva a quel messaggio ricevuto da Elencadi, che diceva: non è più il momento di coltivare cavoli, ma dobbiamo coltivare esseri umani, ecco, di andare avanti così. E Findo continua ancora con questa sua vocazione educativa. E probabilmente, mi viene da dire, ha esaurito appunto il suo scopo di attrarre l'attenzione con questi risultati da un punto di vista botanico, potremmo dire, straordinari, e è passato al livello successivo, quello appunto relativo l'umano, all'anima, alle coscienze degli individui. L'altro libro che io vorrei mostrare, che è veramente toccante, è un libro di cui tu hai curato la traduzione. Allora, qua ci troviamo in tutt'altro contesto. Siamo all'interno della Seconda Guerra Mondiale, ahimè, e parliamo di quattro personaggi. Quindi l'autrice di questo libro, Gitta Malash, che era cattolica, e tre invece ebrei che purtroppo morirono nei campi di concentramento. Insomma, uno non si seppe bene, gli altri due probabilmente in una fase di deportazione, no? Comunque di passaggio. Sì, no, si sa adesso, perché fra l'altro ho ricevuto un libro. Sì, no, di lui no, delle due donne. Delle due donne, si sa, io ho letto un libro terribile, scritto in francese, l'ho letto di recente, dove si racconta l'ultimo treno, che loro sono morte nel corso di questa deportazione, e dove non venivano nutrite, dove in condizioni pazzesche, sono morte entrambi in questa situazione. Bestiali, certo. Però la cosa anche qui veramente toccante è che prima che accadesse tutto questo, questi quattro amici, sostanzialmente questi quattro protagonisti, questa storia incredibile, nuovamente, torno a ripeterlo, tramite dei messaggi che adesso ci racconterai, venivano confortati anche qui da un'entità angelica che li ha instradati, che li ha preparati a quello che sarebbe stato, ahimè, il loro destino. Prego Paola, raccontaci questa storia meravigliosa. Allora, la storia si svolge a Budapest, e questi quattro amici sono dei trentenni all'epoca, quindi persone giovani, e due, Joseph l'uomo e una delle ragazze, delle ebree, erano sposati, gli altri erano amici, lavoravano in tre, lavoravano insieme in un ufficio che andava benissimo prima di design, erano decoratori, scenografi, eccetera. L'altra era Anna, era la curatrice di corporea, faceva terapie fisiche. Molto persone normalissime, ebrei, sia gli ebrei, gli tre ebrei che la cattolica non erano praticanti, erano solo formalmente partecipanti alla loro religione, ma non erano praticanti. Quando la situazione a Budapest si fa grave, cioè comincia la persecuzione degli ebrei, Gitta, la cattolica, e i tre amici decidono di chiudere l'ufficio e di andare a vivere in campagna per vivere una vita più raccolta e prepararsi a questa cosa terribile, che poi non sapevano ancora fino a che punto sarebbe arrivata. Quindi vanno a vivere in campagna. E lì leggono testi delle grandi tradizioni religiose, se si pongono questi perché filosofici sulla presenza di questo male in queste forme, in questa violenza. E mentre stanno parlando di questo, una di loro tre, a un certo punto sente qualcosa dentro di sé di spaccicolare, sente che sta succedendo qualcosa, fa appena in tempo a dire: attenzione, non sono più io che parlo, e comincia a parlare con una voce che non è più la sua e che si presenta come l'angelo custode, la guida spirituale di lei che parla. In seguito si manifestano anche le guide spirituali degli altri tre amici. Questo avveniva di un venerdì alle 3 del pomeriggio, e da allora per 17 mesi ogni venerdì alle 3 del pomeriggio, pensate che chi comunicava, quella attraverso la quale questa entità comunicava era ebrea, il venerdì alle 3 del pomeriggio per noi cattolici, per noi cristiani è un orario molto particolare, un giorno molto particolare, a indicare che questo messaggio transreligioso, transconfessionale. Ecco, per tutto questo 17 mesi lei ha
ha mandato messaggi con la voce e sono stati sempre trascritti in quaderni, messaggi che hanno fatto capire che dovevano vivere in una certa maniera, che quello che stava avvenendo doveva essere sopportato. Insomma, come dicevi tu prima, adesso qua ridurre un libro di 300 pagine in tre parole è difficile, ma comunque loro hanno dato tantissimo coraggio e tanta spiritualità a queste persone, talché quando per primo Joseph, l'uomo, fu mandato nei campi di lavoro, dove poi perse la vita, di concentramento, perché tutti gli uomini al di sotto dei 40 anni furono deportati per primi per i campi di lavoro, e le tre donne rimasero a Budapest e poi le due ebree furono deportate dopo che Gitta aveva tentato inutilmente e coraggiosamente di salvarle, furono deportate e della loro morte si seppe soltanto dopo, e tutti i quaderni con i messaggi degli angeli rimasero a Gitta, la quale Gitta col suo lavoro mantenne tutta la famiglia, lei non si era sposata, la famiglia dei genitori, anziani genitori, tutti avevano perso il lavoro, e anche la famiglia del fratello che dirigeva una radio che poi aveva perso il lavoro, quindi lei era la scenografa, la coreografa del balletto nazionale di Budapest. A un certo punto, negli anni 70, morirono i genitori, il fratello aveva ritrovato la sua attività, eccetera, non era più indispensabile che lei si fermasse lì. Lei, in una trasferta all'estero, seguendo il balletto, mise i quaderni in valigia, partì e non è più tornata, andò a Parigi e non è più tornata. E lì, poco per volta, una volta imparato il francese, si è anche sposata con un connazionale che ha conosciuto l'altra, quindi raggiunto la tranquillità, diciamo, dopo tutte le tragedie di questa vita, ha tradotto i testi in francese pensando di avere svolto il suo compito. Invece no, perché questo testo capitò in mano all'Istituto Jung di Zurigo, dove Jung era morto nel 61, quindi era già successo questo, ma chi era venuto dopo di lui riconobbe in questo un'esperienza che Jung avrebbe molto apprezzato, perché anche lui aveva avuto un contatto angelico di questo tipo, con una figura, certo, che l'ha seguito per anni, che lui ha raccontato nei suoi libri. E quindi la invitarono a parlare, e il successo che ebbe parlando di questa presenza angelica presso di loro in quel momento così tragico, non ha più smesso di parlare finché non è mancata, però questo messaggio continua a girare. Questi sono testi bellissimi, io ne ebbi conoscenza sempre attraverso il tedesco, che è una lingua che in questo campo mi è servito tantissimo, perché la prima edizione fu francese e poi fu Gitta stessa insieme all'editore lo tradusse in tedesco, infatti poi quando lo tradussi mi dissero di utilizzare l'edizione tedesca, io avevo anche quella francese e quella inglese, ma utilizzai quello. L'avevo conosciuto in Svizzera, che era andata, avevo conosciuto l'editore e che aveva editato tutti i libri, che era stato amico di Gitta, e lui mi disse guardi, lo porti in Italia, lo traduca questo libro, perché in Italia ancora non c'è. E cosa che abbiamo fatto, siamo riusciti ad avere i diritti, fu un'impresa un po' complicata con le Mediterranee, e poi l'ho tradotto con grande gioia. È un libro sapienziale, lo si può aprire in qualunque pagina. L'abbiamo presentato, io vivo a Modena, anche qui a Modena, qualche tempo fa, subito prima del Covid, davanti all'arcivescovo di Modena, nelle sale del seminario di Nonantola, una magnifica sede, e il vescovo ha detto delle parole bellissime su questo, cioè che sono messaggi al di là di tutte le religioni, che potrebbero andare bene per qualunque tipo di religione. È stato dimostrato, il nostro Don Erio ha dimostrato una grande sensibilità per questa messaggistica. Sì, quindi, c'è un messaggio che mi ha colpito molto all'interno del libro, fra quelli riportati da questa entità, che dice più o meno questo: il male è bene in divenire, è bene in formazione, sì, giusto? Sì. Bene non ancora compiuto. Sì, come sì, a testimoniare un'antinomia, no, apparente fra i fatti tragici che queste persone avrebbero vissuto e poi hanno, ahimè, vissuto, e le parole appunto di questa entità che dava risalto, a mio modo di vedere, a qualcosa di più elevato, a qualcosa di trascendente, a qualcosa che non ha tempo, che è valido per qualsiasi epoca, per qualsiasi razza o cultura. Bene, Paola, abbiamo fatto così un breve assunto
di tutto quello che hai scritto, delle tue ricerche sull'argomento. Io invito naturalmente chi ci sta ascoltando ad approfondire, perché il tema è affascinante, tu l'hai trattato da par tuo, cioè in maniera come al solito eccelsa e di grande qualità. Vorrei concludere con un aforisma di Hermann Hesse che a me piace molto, che dice esattamente così: le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell'anima, e a chi piange tutti gli angeli sono vicini. Grazie davvero di essere stata qui con me questa sera. Ancora tanti auguri di buona Pasqua e alla prossima puntata di Pillole di Extramondo. Ciao a tutti. Buona Pasqua a tutti. Ciao Enrico, arrivederci. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. È tossico. Viaggio nelle dipendenze e nei comportamenti devianti. Il nuovo libro di Beatrice Silenzi. Quali sono i meccanismi su cui si costruisce una dipendenza e chi ne soffre maggiormente? Come fronteggiare l'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope e capire quali pericoli si celano dietro comportamenti abituali, rapporti e relazioni? Un attento percorso per comprendere gli aspetti patologici di un fenomeno che sembra essere inarrestabile e tornare ad essere artefici e padroni della propria vita. È tossico. Viaggio nelle dipendenze e nei comportamenti devianti. Il nuovo libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.